Se devo essere onesto, io non ho mai visto una balena. Cioè, potrei rassegnarmi, forse non le vedrò mai le balene, come non vedrò mai l'isola di Pasqua, la Mecca, l'aurora boreale, Machu Picchu, quelle cose lì. Uno non può vedere tutto nella vita. Io però per le balene, io ho una venerazione, un'ossessione, un'attrazione. Ci fosse ancora Telemike, potrei partecipare al programma portando come argomento le balene. Questa mancanza qui, quella di non aver mai visto una balena, mi mortifica. E allora per nostalgia, per senso di colpa, cerco le balene dove so che non mi possono scappare, nelle storie, nei romanzi, in poesia, al cinema. E anche lì non le trovo, non trovo nessuna balena. Cioè, mi spiego, le balene che abitano la storia della letteratura, e sono tantissime, non sono quasi mai balene. Quasi mai, quasi mai. Lo diventano dopo nel ricordo del lettore, ma concretamente quelle che tutti noi ricordiamo come le grandi storie di balene, non hanno balene come protagoniste. Davvero? Eh sì, e ora ve lo racconto. Cioè, una delle prime narrazioni in cui una balena ha un ruolo decisivo è il libro biblico del profeta Giona. È il libro più corto della Bibbia, sono 4 capitoli e una sessantina di righe in ebraico. Eppure è in questo microcosmo narrativo che appare già l'immensità della balena che non c'è. Giona è un profeta scorbutico, iracondo, cioè detto fra noi è il peggior profeta della Bibbia. Viene inviato a Ninive a predicare da Dio in persona, cioè in persona, in spirito. Ma lui si fa beffe della missione che gli ha assegnato Dio. Sale su una nave e invece di andare a Ninive, lui va a Tarsis, che è dalla parte opposta. Scappa e ovviamente viene sorpreso da una tempesta mentre la nave sta solcando le acque. E lui è addormentato, forse addirittura è ubriaco, e viene scagliato in mare tra le onde dagli altri marinai. E lui che fa? E che fai? E comincia ad affondare. E va giù negli abissi, negli abissi. Da qui in poi la storia è molto nota. Prima che affoghi, una balena lo inghiotte e lo porta a Ninive, dove ancora avrà da ridire con Dio. La memoria poi semplifica tutto. Giona è il profeta della balena. Anche Melville in Moby Dick gli dedicherà un capitolo stupendo. Giona, il profeta della balena, bellissimo! Peccato soltanto che nel testo non si parli mai di balene. Mai, mai. Dio non manda una balena a prelevare dall'abisso Giona che affonda. Manda. La traduzione letterale è straordinaria. Manda un pesce grande. E fa differenza, direte voi? E beh, sì, perché prima di tutto la balena è un mammifero, non è un pesce. E se Dio, che appunto è Dio, avesse voluto mandare da Giona una balena, beh, non avrebbe avuto mica problemi a trovarne una. E se non la trovava, beh, la faceva una balena. E invece no, Dio manda un pesce grande. E io lo so, io già vi sento. Voi state dicendo, ma queste sono le solite cervellotiche cavillerie. E no. E invece no, perché il testo ebraico è precisissimo. Il testo ebraico recita: E Dio, per Giona, procurò un pesce grande. La parte interessante della frase è il verbo, è quel procurò. Cioè, Dio non manda il primo pesce che gli passa per la testa a inghiottire Giona, ma va in tutto il mar Mediterraneo in cerca del pesce grande giusto, sceglie il migliore. E se avesse voluto scegliere una balena, beh, l'avrebbe scelta, ma è evidente che una balena per Giona non va bene. Andiamo avanti. Pinocchio. La vicenda è molto nota. Il burattino Pinocchio trova nella pancia della balena Geppetto, il suo papà, e i due da lì fuoriescono sfruttando uno starnuto dell'animale che soffre d'asma. Chi non ha mai pensato alla balena di Pinocchio? Dai, su, coraggio. Alzi la mano chi non ha mai pensato alla balena di Pinocchio. Non vi vedo, alzate, alzate la mano. E se Dio di Giona è onnipotente ma vago, parla soltanto di pesce grande, con l'odio è molto preciso. Collodi è precisissimo, nel testo cita il nome del pesce scelto ed è il pesce cane. Collodi lo scrive con il trattino, pesce trattino cane. Così, proprio con il trattino. Cioè Collodi pensa a uno squalo, ma non c'è niente da fare. Noi leggiamo squalo e nella nostra mente vediamo una balena. Ma perché? Perché? Ma c'è un caso ancora più eclatante, il Leviatano. Il Leviatano è il mostro acquatico prototipico del nostro immaginario. Salta fuori ovunque e lo sanno tutti che cos'è un Leviatano. Un Leviatano è una balena. Ed è curioso, perché negli unici testi ebraici in cui viene descritto il Leviatano, beh, ha le squame, i denti lunghi, la coda serpentina e le zampe con le unghie. Il profeta Isaia è proprio chiaro, 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 lo chiama serpente tortuoso. E lo chiama così perché zoologicamente il Leviatano, sedetevi, mettetevi comodi, non è una balena, è un coccodrillo. Di più, è il grande coccodrillo del Nilo.
Solo che poi la nostra memoria collettiva, letteraria, non si interessa tanto di zoologia. E tu nel mito puoi anche descrivere un coccodrillo, ma noi, nella nostra fantasia, vedremo sempre e comunque una balena. Vedremo sempre e comunque una balena. Perché troviamo balene ovunque? Perché proprio non possiamo far diverso. Ogni volta che nella memoria cerchiamo un'immagine per riempire la parola mostro marino, noi evochiamo una balena. Sempre, anche senza saperlo. La memoria stessa è una balena. Un po' perché la memoria si muove esattamente come una balena. Si inabissa, fa emergere ricordi, naviga sulle onde, si inabissa di nuovo e ancora riemerge. La memoria nuota come una balena. E un po' perché la sede della memoria è una zona del cervello chiamata ippocampo. E ippocampo vuol dire mostro marino. O meglio, ippo significa cavallo. E campo deriva dal greco ketos, che significa cetaceo, che significa balena. La memoria è una balena galoppante, o anche zoppa, talvolta. È un mostro marino che emerge o si inabissa. La memoria vive di significati, che sono aggregatori di significanti. E la balena aggrega come significato tutti i significanti di cui si può declinare il tema del mostro marino acquatico. Nulla di strano. Succede con molti altri simboli. Non esiste descrizione alcuna del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma noi sappiamo benissimo che cos'è. È una mela. E qualcuno di voi ha mai sentito Kafka parlare di scarafaggi? Eppure è sempre uno scarafaggio che pensiamo quando ci riferiamo alla metamorfosi. È quello l'insetto che immaginiamo, è quello il frutto che immaginiamo. Provate a pensare al mare. Infilate la testa ben sotto le onde, cercate un mostro. Eccolo. È una balena. Qualsiasi cosa voi abbiate visto davvero, avete visto una balena. E se non avete visto niente, è perché la balena vi ha già inghiottito.